Ciao, come state? Io sono in Francia, come ci eravamo detti nell'ultima diretta, sono partita per la Francia, ormai sono già un po' di giorni che sono qui, diciamo a metà delle mie vacanze, però come vi dicevo vi avevo chiesto anche dei consigli, degli aiuti su come fare un copricondizionatore e allora facendo posto in macchina, avendo il cane, avendo i bagagli, sono riuscita a portare anche tutti gli attrezzi, compresa la tinta da poter dare, compreso quello per tagliare il legno, cioè praticamente tutto, vedete? Non mi sono fatta mancare niente per realizzare il copricondizionatore. Allora, intanto, come vedete, già ho dipinto un pochettino a casa, le cose bianche, e questa è la mensola che sarà sopra, dove sarà d'appoggio, anche come vi dicevo, per i bicchieri, per il bar. Ho fatto una base per poter tenere in piedi questo ripiano, anche se qui poi il ripiano andrà tagliato perché in mezzo ci devo comunque inserire le scope, insomma quant'altro. E poi vedete, ho portato tutti questi legnetti più grossi, più piccoli, che adesso devo andare ad aprire. Perché? Perché questi intanto, quando avrò fatto anche la parte là di fianco, saranno messi così praticamente. Da qui andranno a chiusura uno vicino all'altro. E da davanti pensavo, secondo voi poi ditemi se va bene, partire di qua, così, farne due lunghi, a più o meno a questa distanza, ok, e poi mano a mano con questi metterli sempre tutti qua, ma a salire, in modo da arrivare ad averli a questa altezza, logicamente tagliandoli, ad averli a questa altezza, qua davanti così, poi scendere. E dicevo, perché farli un pochettino più alti? Perché così sotto, ad esempio qui, aiuto, posso infilarci facendone un pochettino più basso, che ne so, le pinzette da stendere, il moccio di leda, quindi le bacinelle, poterle mettere e togliere facilmente, e però avere comunque la copertura che non si vede il condizionatore. Questo è un po' quello che vi dicevo, insomma era un po' l'idea del copricondizionatore. E mentre ero qui l'altro giorno, mi è venuta anche un'idea, perché per far vedere che comunque può essere un angolo bar, qui sotto c'è un bazar, il cosiddetto bazar, che in realtà vende di tutto, ha delle cose carine anche in legno. Allora volevo appendere su quel muro lì, ad esempio, un riquadro in legno dove c'è un apribottiglie, quindi per aprire le bottiglie, e di fianco magari trovare un quadro, un quadretto, aiuto, un quadretto che dica, che ne so, mojito, piuttosto che spritz, piuttosto che qualcosa che induca a vedere che può essere una parte di aperitivo dove poter appoggiare anche i bicchieri. E naturalmente poi le mie figlie mi hanno detto, sì, però mamma, cioè alla fine tu metti tutte queste cose, i quadretti come a casa, no? Praticamente messi qua così. Aiuto, aiuto, passa tutto. E poi però potrebbe essere che chi viene, potrebbe essere che chi viene però alla fine si porta via la roba. E ho detto, ma là si dovrebbe portare via anche tutto il resto, quindi secondo me è una cosa carina per abbellire un po' il balcone. Nel frattempo mi godo anche il mare, ci sono quasi 30 gradi, mi fa veramente caldo, possiamo andare in piscina e in mare, per cui direi che gli ultimi giorni, oltre a lavorare, mi godo anche un po' di relax e vacanza. Va bene, noi ci vediamo non martedì, perché sono al lavoro con i ragazzi dell'atletica, di stare comunque insieme e di raccontarvi magari qualcosa, insomma dei viaggi che ho ancora in sospeso, che devo ancora raccontarvi. Quindi ditemi se vi piace come verrà il condizionatore, poi magari vi metto anche la foto di come avrò allestito il tutto. Nel frattempo vi auguro una buona giornata. Ciao! Gracias.